Ecco, fratelli e sorelle, in questa giornata mondiale dei poveri la parabola dei talenti è un monito per verificare con quale spirito stiamo affrontando il viaggio della vita. Abbiamo ricevuto dal Signore il dono del suo amore. Siamo chiamati a diventare dono per gli altri. L'amore con cui Gesù si è preso cura di noi, l'olio della misericordia e della compassione con cui ha curato le nostre ferite, la fiamma dello Spirito con cui ha aperto i nostri cuori alla gioia e alla speranza, sono beni che non possiamo tenere soltanto per noi, amministrare per e conto nostro per nascondere sottoterra. Colmati di doni, siamo chiamati a farci dono. Noi, che abbiamo ricevuto tanti doni, dobbiamo farci dono per gli altri. Le immagini usate dalla parabola sono molto eloquenti. Se non moltiplichiamo l'amore attorno a noi, la vita si spegne nelle tenebre. Se non mettiamo in circolo i talenti ricevuti, l'esistenza finisce sottoterra, cioè come se fossimo già morti. Fratelli e sorelle, quanti cristiani sottoterrati, quanti cristiani vivono la fede come se vivessero sottoterra. Pensiamo allora alle tante povertà materiali, alle povertà culturali, alle povertà spirituali del nostro mondo. Pensiamo alle esistenze ferite che abitano le nostre città, ai poveri diventati invisibili, il cui grido di dolore viene soffocato dall'indifferenza generale di una società indaffarata e distratta. Abbiamo voluto introdurre questa parte che abbiamo anticipato essere dedicata alla Giornata Mondiale dei Poveri proprio con uno stralcio dell'omelia che ieri Papa Francesco ha pronunciato nella Basilica Vaticana per la 7ª edizione della Giornata Mondiale dei Poveri. E come abbiamo detto, abbiamo in collegamento con noi Vera Pellegrino di Caritas, che questa mattina ci aiuterà a focalizzare alcuni dei dati del rapporto presentato venerdì scorso. Buongiorno Vera, bentrovata, grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi. Allora, leggo per non sbagliare, voglio citare qualche macro dato del rapporto Caritas 2023 su povertà ed esclusione sociale in Italia: oltre 5.674.000 poveri assoluti, il 9,7% della popolazione, un incremento di 357.000 poveri assoluti rispetto al 2022. Ecco, 30 anni fa voi presentavate il primo rapporto e 30 anni dopo i numeri che questo paper ci presenta sono completamente stravolti nella loro composizione. Vorrei chiederti allora quali dati emergono da questo rapporto così importante. Beh, come dicevi tu, forse vale la pena proprio sottolineare la differenza, cioè il processo di cambiamento della povertà in questi anni. Se consideriamo che oggi, dai dati che hai citato anche tu, abbiamo un povero su 10 nella popolazione italiana, mentre 15 anni fa c'era il 3% della popolazione italiana in povertà. Già questo, come dire, è un elemento che ci fa comprendere quanto la povertà sia ormai strutturale nel paese, quindi non è più emergenziale ma è proprio strutturale, e questo è un dato fondamentale. C'è anche un altro elemento di lettura, e poi passo un po' ai dati, che è quello che si dice, si chiama in letteratura la democratizzazione della povertà, cioè vuol dire sostanzialmente che ci sono sempre meno gruppi sociali al riparo dalla povertà. Questo si vede dall'eterogeneità delle storie, nel senso che non ci sono più solo i disoccupati, le persone provenienti dal sud in Italia, piuttosto che, non so, gli anziani, ma sono eterogenee e varie le categorie che sono in povertà. Un numero sicuramente mi piace, insomma, ricordare, perché il nostro rapporto si chiama Tutto da perdere. Ecco, tutti abbiamo da perdere, ad esempio, in una società in cui ci sono 1.270.000 minori in povertà, che significa il 13,4% dei minori del nostro paese.
Ecco, questi sono numeri veramente complessi, oppure sappiamo che il 47% dei nuclei in povertà che vengono nei nostri servizi hanno il capofamiglia che lavora. Ecco, anche questo è un elemento che una volta non era così presente, cioè il lavoro sembra che talvolta non sia più quella sorta di, come dire, di tutela sociale in qualche modo rispetto alla povertà. Ci sono anche degli elementi svolta nella vita delle persone che cambiano completamente il corso della loro vita, una malattia, una morte improvvisa, però uno degli elementi svolta principali e preoccupanti è per esempio la nascita di un figlio. Tra i nostri, diciamo, tra i nostri beneficiari, il 65,6% delle persone ha figli e il 52% ha figli minori. Ecco, anche questo è un elemento che credo, insomma, ci faccia riflettere sull'andamento della povertà. Ecco Vera, innanzitutto buongiorno e grazie. Voglio ricordare anche ai nostri Buongiorno. telespettatori che solo la vostra sintesi è di parecchie pagine, ma potete andare a spulciare anche sul sito internet di Caritas il rapporto in tutti i suoi dettagli, in tutta la sua grande ricchezza. La parola è un po' paradossale. E voi tra l'altro avete sempre mantenuto, diciamo, comunque uno sguardo, sia pure rigoroso, sui singoli, sui voli. Come il Papa con quell'intuizione 7 anni fa ha voluto fare con questa giornata mondiale dei poveri, quindi non tematizzare, ma guardare negli occhi le persone. Ora, guardando negli occhi, anche attraverso la statistica, l'Italia dei poveri, l'elemento umano che spicca di più, al di là delle cifre, qual è? Guardi, la ringrazio per questa precisazione e questa domanda. Diciamo che per noi i numeri sono a servizio delle persone, ovviamente, e nel nostro rapporto povertà c'è sempre una parte che peraltro curo anch'io, che è la parte qualitativa, a cui noi teniamo molto, perché è proprio un modo per far parlare e per dare voce a chi non ha voce, quindi alle persone in difficoltà. Quest'anno addirittura abbiamo fatto una parte di ricerca insieme alle persone in difficoltà, è la prima volta che sperimentiamo. Proprio per accogliere quell'invito del Papa che ci dice guardi, proprio un messaggio dell'Economy of Francesco di ottobre, in quel messaggio il Papa dice: abbiamo tanto studiato i poveri, ma non abbiamo studiato con i poveri. Ecco, questo è l'elemento che noi abbiamo provato ad accogliere e ci dice anche che la prima povertà forse è quella di non poter avere un luogo di riflessione in cui esprimere un pensiero che venga considerato serio. Da queste ricerche con i poveri, per esempio sui working poor, oltre alle difficoltà ovviamente materiali, emerge una grande difficoltà anche di approccio alla vita e psicologico. Le faccio un esempio: la parola che spicca di più è sopravvivere. Loro dicono di sopravvivere, non di vivere. Questa parola nasconde dietro cosa? La difficoltà ad avere aspettative, la difficoltà a vivere una vita piena, la difficoltà ad avere speranza. Quindi, come dire, la consapevolezza che un cambiamento non sia possibile. Oltretutto, si legge anche che questa esposizione continua alla povertà naturalmente crea un disagio e un malessere, diciamo psicologico, ma insomma di vita, che rende molto più difficile anche il percorso del riscatto. Oltretutto, a proposito del cambiamento della povertà, oggi abbiamo una povertà molto più dinamica, il che significa che si vive in un continuum di povertà, ma che è fatto continuamente di alti e bassi, quindi situazioni quasi normali e gravi difficoltà. E quindi, Certo. insomma, capiamo quanto possa essere complicato. Sì, volevo riallacciarmi, Vera, al discorso che facevi tu prima riguardo al fatto che oggi come oggi avere il lavoro non è una sicurezza, non è una certezza che poi si possa arrivare banalmente alla fine del mese, ecco, per sintetizzare al massimo quanto avete descritto voi nel vostro rapporto. Ecco che emerge, come dicevi tu, il fenomeno del working poor, ecco, quelle situazioni di povertà, cito testualmente, personali e familiari, in cui non manca il lavoro, ma il reddito non è sufficiente a una vita dignitosa. Voi avete incentrato gran parte anche di questo rapporto presentato venerdì scorso proprio su questa nuova forma di povertà, la potremmo chiamare così. Sì,
Noi abbiamo da qualche anno ci siamo accorti che aumentano nei nostri servizi le persone che hanno un lavoro, mentre una volta c'erano i disoccupati al centro, diciamo, dei servizi, adesso non è così. Il 23% delle persone che vengono da noi lavorano. Questo significa appunto che, come dire, come dicevi tu, il lavoro non è sufficiente. Ci sono svariati motivi. Molte persone lavorano, con situazioni contrattuali assolutamente, come dire, regolari, ma che non hanno un salario, una condizione, tale da poter vivere dignitosamente. Ad esempio, ci sono i part-time forzati, i salari bassi, molto lavoro nero, lavoro grigio. Abbiamo provato anche a delineare un quadro del profilo delle persone, dei lavoratori poveri. Sono per lo più, persone che hanno figli, come dicevamo, e persone che hanno un'età compresa tra i 33 e i 55 anni, frequentemente con un basso titolo di studio e che lavorano in, come dire, in settori, a basso livello occupazionale, quindi per esempio, non so, l'edilizia, la ristorazione, la pulizia, la cura dei bambini e degli anziani, dei manovali e così via. E poi ci sono anche gli stranieri che, Certo. appunto sono un po' più degli italiani. Io volevo semplicemente, ma abbiamo soltanto un minuto, ritornare ancora una volta a come Papa Francesco ci scuota, anche in maniera delicata, sembra un ossimoro, ma è proprio così quando parla di queste situazioni. E voi siete stati sicuramente capaci di stanare, diciamo, i poveri e trovarli anche laddove, come dice il Papa, il pudore gli impedisce quasi di far capire che lo sono. Come lo avete fatto? Noi abbiamo questo privilegio, direi, di poter incontrare, le persone in difficoltà e, come dire, troviamo sempre strumenti nuovi. Le faccio un esempio. Abbiamo fatto questa ricerca partecipativa proprio con i lavoratori poveri ed è venuto questo elemento proprio che dice lei, della vergogna e della difficoltà di potersi raccontare. In quel luogo in cui noi ci siamo incontrati più volte per costruire, insieme la ricerca, alcuni dei lavoratori poveri coinvolti mi hanno detto, ecco, questa è un'opportunità per poter riflettere e contribuire al bene comune, cosa che non è facile fare per Certo. tutti, o avere le condizioni per farlo, per potersi raccontare e confrontarsi, accorgersi che forse non siamo soli, che altre persone hanno questa situazione, che non è colpa nostra. Ecco, questo è un elemento importante. C'è una sociologa israeliana, la Krumer Nevo, che dice sempre: nessun povero vuole essere veramente povero, e forse questo bisogna anche tenerlo presente nelle nostre riflessioni. Molto bello. Bene, allora Vera, noi dobbiamo salutarci. Ovviamente il rapporto Caritas, come diceva anche Maria Pia, lo potete ritrovare in integrale o in sintesi sul sito internet che avete visto sullo schermo. Eccolo qui, grazie alla regia per averlo riproposto. Caritas.it è il sito appunto di riferimento, davvero una lettura da non perdere, per parafrasare un po' anche il titolo del rapporto, che è tutto da perdere, perché davvero è una fotografia istantanea su quella che è la situazione italiana nell'ambito della povertà, ma anche in ambito economico. Noi speriamo di poterci risentire presto, anche per poter trattare di tanti altri argomenti presenti all'interno di questo rapporto. Oggi ci siamo voluti focalizzare un po' più sul tema del working poor, ma leggendo il rapporto davvero potete scoprire tante forme di povertà che magari possono sembrare, passatemi il termine, assurde, ma che sono presenti in mezzo a noi. Sì, e la cosa più tragica, se ci pensiamo, è proprio che se si ha un bambino, subito si aumenta, potremmo dire, nella scala del rischio a Certo. diventare poveri, e questo è un male assoluto, direi. Bene, Vera, grazie. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Ci fermiamo per la pubblicità e poi ancora insieme.